Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un video dedicato a FIFA 22, precisamente alla carriera allenatore di FIFA 22. Perché signori, cosa vi volevo portare oggi? Dato che si è concluso il calciomercato ieri in Serie A, volevo mostrarvi una piccola panoramica dei secondo me migliori colpi fatti dalle squadre di Serie A, ma non tutti i colpi Young, dove le squadre sono andate a scovare qualche giovane talento e se lo sono accaparrati. In questo video ci saranno colpi presi dall'estero, signori, quindi non scambi tra società italiane e non nominerò i colpi big, quindi Abraham, Dumfries, Maignan, perché comunque li conoscete tutti. Cercherò di andare un pochettino più sul particolare, ma ragazzi non nominerò neanche i calciatori che non sono presenti su FIFA 21, perché quelli poi magari rientreranno nei video dedicati ai nuovi talenti di FIFA 22, che se vi siete persi sono già usciti due episodi di questa serie, quindi andate a recuperare. I talenti che vi mostrerò in questo video sono in ordine di preferenza, dal meno preferito al più preferito. Si può dire? Non lo so, ma noi lo diciamo lo stesso. Prima di proseguire però ragazzi vi ricordo che questo video e il mio canale sono sponsorizzati da Eneba, sito sul quale potete acquistare di tutto e di più, a partire da videogiochi per le vostre console, per il PC, fino a abbonamenti, ricariche per il portafoglio. Guardate qua, questa è la settimana degli abbonamenti e prepagate. Guardate le offerte, c'è l'abbonamento per il PlayStation Store a prezzi che non hanno senso, non hanno senso veramente, e le ricariche portafoglio. Io solitamente compro l'annuale, che da 60 euro costa 46, ma se volete provare anche gli altri abbonamenti, come potete vedere, sono scontati. E acquisterò anche il Game Pass per un mese, perché il Game Pass ultimamente sta diventando fondamentale se volete giocare a tante cose. Ma come potete vedere c'è anche la roba dedicata a Netflix e agli altri tipi di abbonamenti. Ma non solo, signori, perché potete preordinare anche FIFA 22. Se qualcuno di voi volesse acquistare FIFA 22, bene, potete farlo da qua. Xbox, c'è anche quello per PC, non c'è per PlayStation 5. In ogni caso, se volete acquistarlo, ragazzi, basta cliccare su preordina. Mi raccomando, inserite il codice sconto Menzo, così avrete un piccolo sconto. Una volta scelto il metodo di pagamento, il codice del gioco da riscattare sull'Xbox, su Origins, sulla PlayStation vi apparirà a schermo e vi arriverà per email. Tutto sicuro, rapido, semplice e vantaggioso. Se guardo da questo lato, ragazzi, è perché ho tutte le mie grafiche, tutte le mie caratteristiche. Andremo rapidi, non starò qui a parlarvi di tutte le singole caratteristiche dei giocatori, perché sono stati acquistati veramente tanti, tanti giovani. Partiamo da un tridente, mi verrebbe da dire, di centrocampisti. E stiamo parlando del nuovo acquisto della Lazio, Basic dal Bordeaux. Croato interessante, centrocampista centrale con 82 di potenziale. Anghissa, acquisto del Napoli, che non mi fa impazzire, vi dico la verità. Lo seguo da un po', alla sua prima stagione al Fulham è stato criticatissimo, secondo me anche giustamente, perché non ha espresso il suo miglior calcio. Con Spalletti al Napoli potrà fare la sua porca figura. E poi attenzione anche ad Arraoui, centrocampista che può giocare anche sull'esterno del Sassuolo. Questi sono i miei non preferiti, diciamo così, perché effettivamente andando avanti capirete che sono stati acquistati giovani forse con uno spessore leggermente più grosso, ampio. Proseguiamo, abbiamo un difensore barra terzino del Bologna, Tiet, penso si pronunci così, un difensore belga, non lo conosco, vi dico la verità, lo conosco su FIFA ma non lo conosco nella realtà. Però il Bologna, secondo me, ha dei buoni osservatori, non sempre li mette, diciamo così, in pratica, però già l'anno scorso con l'acquisto di Ike, vuol dire che all'estero comunque qualcosa di interessante riescono a trovarlo. Questo titolo, secondo me, potrebbe far bene in una piazza come il Bologna, soprattutto adesso che il Bologna ha venduto Tomiyasu. Altro colpo difensivo intrigante, non so se lo vedremo spesso, ma Soppi è sicuramente un nome da tenere in considerazione, ha un nome da segnarsi in un ipotetico taccuino, scusatemi. Terzino destro acquistato dall'Udinese. Francese su FIFA ha un discreto potenziale, giovanissimo, quindi
ha tutte le carte in tavola, in realtà, per fare bene. Su quella fascia effettivamente c'è Molina, se non sbaglio, ma qualche partita la farà probabilmente. Passiamo a un attaccante e, signori, ci trasferiamo al Genoa. Sto parlando di Buxa, attaccante di belle speranze, con un buon potenziale, ancora molto giovane e ancora con la possibilità di migliorarsi tantissimo, potrà farlo al Genoa. Quest'anno, ragazzi, la Serie A è pregna di talenti e su FIFA 22 fare una carriera in Serie A sarà divertentissimo. Peccato veramente per la probabile assenza della Serie B. Sta di fatto che questo Buxa ha tutte le carte in tavola per fare bene e gli augurerei di rimanere ancora in Serie A e di avere tante presenze, perché è molto intrigante. Successivamente, doppio colpo del Torino. E Buxa l'ho dovuto inserire così in basso nelle mie preferenze, perché dopo c'è della robetta, ragazzi, spettacolare, veramente spettacolare. E se mi dovessi perdere qualcosa, mi raccomando, parliamone sotto nei commenti. Doppio colpo del Torino, ragazzi, così, non dico al photo finish, ma quasi. Acquistato Zima, difensore cieco, giovanissimo, su FIFA già ben trattato. Ovviamente faccio una piccola premessa che ormai faccio sempre. Non tutti questi calciatori li conosco e li ho visionati. Molti li conosco da FIFA. E su FIFA alcuni giocatori hanno dei buoni potenziali e hanno caratteristiche davvero molto intriganti. Questo Zima su FIFA ha caratteristiche molto importanti. Bisognerà vedere se riuscirà a metterle poi in pratica anche nella realtà. Ci mancherebbe. Non è che se un calciatore è forte su FIFA deve esserlo anche nella realtà. Sta di fatto che Zima ha ottime caratteristiche, ha ottime capacità e ha la possibilità di migliorarsi tantissimo nel Torino. E poi Brekalo, esterno croato che ha già esordito con la nazionale maggiore, può far bene, colpo interessante, in questo Torino io lo vedo bene, quindi mi fa strano che sia andato via per veramente pochissimi soldi, una decina di milioni. Secondo me qualcosina in più poteva valerli. Ci trasferiamo poi allo Spezia, perché anche lo Spezia, oltre ad altri colpettini niente male come potrebbe essere Manai, fa un doppio colpo che secondo me è tanta roba. E stiamo parlando del nostro caro amico Cher, che conosciamo per la carriera allenatore con i Falchi. Non so quante possibilità avrà in Serie A, ma è sicuramente un calciatore da tenere d'occhio per le sue doti di passaggio, di regia, mi verrebbe da dire. E poi Antist, signori, attaccante giovanissimo, ex Toulouse, francese, con un potenziale incredibile, con la possibilità di migliorare, con il fiuto del gol, con la rapidità dalla sua parte. Un attaccante davvero davvero da tenere d'occhio. Spero ovviamente possa avere, nonostante la giovane età, delle possibilità. Questi due calciatori in un qualsiasi altro campionato, magari nelle squadre minori, potrebbero giocare titolari. Spero che lo Spezia non abbia paura di utilizzarli. Successivamente, ragazzi, Venezia, ok? Adesso parliamo del Venezia. Cioè, il Venezia ha fatto una barca di acquisti intrigantissimi. Intrigantissimi. Cioè, il prossimo anno del Venezia per la carriera allenatore è una roba clamorosa, perché abbiamo Busio, abbiamo Tessman, abbiamo Okereke, abbiamo Schnegg, si confermo Schnegg, esterno molto molto intrigante che ho visionato anche con i miei Falchi, ma secondo me uno dei migliori è Sigurdsson, trequartista, seconda punta, che mi piace tantissimo e spero possa fare bene in Serie A. Islandese con un buon potenziale, ma poi così al photo, oddio sì, al photo finish più o meno, comunque verso le ore finali, Ampadu. Cioè, Ampadu, ragazzi, ha una certa esperienza. Ampadu ha esperienza al Chelsea, Ampadu ha esperienze internazionali, ha esperienze con la nazionale, ha giocato agli europei, non ha fatto una bella figura alla fine, però è un calciatore che qui può far bene. Che qui può veramente far bene, può far vedere che lui c'è e può fare il titolare anche in una squadra che punta qualcosa di più, secondo me. Questo è il momento per far vedere chi è veramente Ampadu. Signori, entriamo in top 3. Questa era la medaglia di legno, perché sono quasi innamorato di Sigurdsson, lo seguo e non mi dispiace. Entriamo in top 3. Medaglia di bronzo per un acquisto inaspettatissimo della Juventus, Yattaren. Ma chi se l'aspettava? Chi se l'aspettava Yattaren?
trequartista di fantasia ex PSV. Può svariare nel centrocampo, ma preferisce la tre quarti. Cavolo, dato in prestito alla Sampdoria, e lì sono molto curioso di vederlo. Effettivamente ho detto, cavolo, questo acquisto della Juventus ci sta, centrocampista forte, che mi piace. Ma vuoi veramente che lo lanceranno subito così? È molto giovane. Il prestito alla Sampdoria può fargli bene, come ha fatto bene a Damsgaard, per esempio. E io lo vedo veramente, veramente molto bene alla Sampdoria. Grande, veramente colpo per il futuro della Juventus. E intelligente il prestito subito in Serie A alla Sampdoria. Secondo me, se poi la Sampdoria gli ha assicurato di farlo giocare, è il prestito perfetto. Perché se poi li mandi in prestito in Serie A e questi non vedono il campo, tanto valeva lasciarlo al PSV. Quindi spero per la Juventus che Yataren possa giocare. Medaglia d'argento per un altro acquisto dell'Atalanta, che ci sorprende sempre di più, perché dimostra di avere osservatori validi, dimostra di giocare la carriera allenatore chiaramente, palesemente, come quelli del Venezia, ma gli osservatori sono validi, perché l'acquisto di Koop Meiners, signori, è tanta roba. Cioè, io Koop Meiners lo volevo all'Inter come vice Brozovic. Se all'Atalanta Koop Meiners può fare il titolare al posto, non so, di Freuler o De Ron, ben venga. Perché sarà, secondo me, una gioia per noi vederlo giocare. Koop Meiners, secondo me, è forte, è bravo. Lo cercava anche la Roma, se non sbaglio. Un bel mediano, sa giocare il pallone, ragazzi. Sa giocare il pallone, non ci sono cazzi. Su FIFA buon potenziale, quindi che colpo che arriva in Serie A. Chiudiamo con quello che secondo me è il miglior colpo fatto dall'estero. Una squadra che tra l'altro da segnalare ha anche altri due colpi, come Odriozola e Torreira. Adesso avrete capito di chi sto parlando. Sto parlando di Nicolas Gonzalez, attaccante esterno d'attacco, acquistato appunto dalla Fiorentina. Che su FIFA non ne parliamo, devastante, fortissimo, ma per me in Serie A può fare davvero molto molto bene. Se gli viene data continuità, se gli viene data fiducia e gli vengono date le possibilità giuste, secondo me Nicolas Gonzalez può fare un figurone già quest'anno. Gol, assist, repentino, rapido, al senso del gol. Che colpo da parte della Fiorentina. Signori, questo era l'ultimo colpo, era il mio colpo preferito, sinceramente, perché Gonzalez mi piace tantissimo. È un colpo esotico, ma perfetto, secondo me, per la Viola. Fatemi sapere qual è la vostra top 3, magari quali sono stati i colpi preferiti di questo calciomercato, ma sempre rimanendo nel circondario, in Serie A. Il cerchio si potrebbe allargare, ma nel mondo ci sono stati una barca di acquisti e se volete possiamo prenderli in considerazione. Ma non ho inserito quei colpi che si sono scambiate le squadre, no? Per esempio, vabbè, Locatelli ormai è un big, ma Locatelli dal Sassuolo alla Juventus, Zaccagni, grande colpo della Lazio. Ho voluto mettervi qualche colpo un pochettino più particolare, così magari ne possiamo parlare sotto nei commenti. Se mi sono dimenticato qualcosa, perché se non sbaglio c'è anche un centrocampista intrigante dell'Hellas Verona, ma non lo conoscevo, non mi diceva niente di che. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate. Noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.